Il controllo dell'inquinamento da plastica negli oceani è una sfida mondiale. La grande quantità di rifiuti di plastica non solo danneggia l'ecosistema marino, ma minaccia anche la salute umana attraverso la catena alimentare. Il modello Ciclo Blu, sperimentato nello Zhejiang, ha risolto il dilemma del controllo e ha anche vinto il premio Protettore della Terra delle Nazioni Unite per il 2023. In cosa consiste questo modello unico? Come trasforma i rifiuti di plastica in risorse preziose? Sulle spiagge dello Zhejiang, pescatori e volontari raccolgono rifiuti marini, registrando il processo e la posizione con telecamere GPS indossate sul petto. I rifiuti di plastica raccolti vengono portati ad un sito di stoccaggio per la classificazione e la compressione e successivamente vengono inviati in fabbrica per la pulizia e il trattamento, per poi essere trasformati ulteriormente in prodotti rigenerati di alto valore che rispettano gli standard internazionali di protezione dell'ambiente. Ogni prodotto rigenerato è contrassegnato da un codice QR generato dalla tecnologia blockchain. Scansionato il codice, i consumatori possono conoscere la quantità esatta di plastica proveniente dagli oceani e seguire l'intero processo, dal recupero della plastica al trasporto fino alla produzione. Ad oggi, il progetto ha recuperato oltre 10.000 tonnellate di rifiuti marini, di cui più di 2.000 tonnellate sono di rifiuti di plastica, riducendo le emissioni di carbonio di oltre 2.000 tonnellate. Il progetto ha avuto successo nel raggiungere la sostenibilità. Nel 2025 il progetto sarà aperto a livello globale, diffondendo il modello Ciclo Blu in tutte le città costiere del mondo. I vostri commenti, like, condivisioni e iscrizioni ci motivano a creare ancora più contenuti di qualità. Io sono Yao Yang e vi racconto la Cina che non conoscete.